Lorenzo Zanetti è sicuramente l'uomo del momento per quanto riguarda il CIV Superbike. Poco più di un mese fa a Imola si è laureato campione italiano per la prima volta dopo un duello ferratissimo e molto intrigante con Michele Pirro. Tutto ciò su una Panigale, Ducati Panigale V4R colorata tutta di rosso del team Broncos. Oggi ho il piacere di farci due chiacchiere, quattro chiacchiere insieme e di intervistarlo per il mio canale. Ciao Lorenzo, grazie per essere passato. Ciao, grazie a te per l'invito. Tu la vedi più come un arrivo o come un altro punto di partenza? No, io non mi sono mai fissato in realtà nella mia carriera un traguardo, un punto d'arrivo. Cioè, per me la base è la passione. Cioè, io corro perché ho una passione smisurata. Certo. Perché altrimenti non si spiegherebbe che alla mia età ho ancora voglia di mettermi tutto a casco, in discussione. Dopo comunque ho fatto tanti anni al mondiale, ma alla fine di base c'è una passione che mi porta ad accettare sempre sfide e mi piace guidare, mi piace rendermi conto che sto andando forte e provare quell'adrenalina che mi dà la gara, l'impegnarmi per un obiettivo, chiaramente mi porta poi a spostare sempre il mio limite, cercare nuove energie. E quindi no, non lo vedo come un punto d'arrivo o il titolo, ecco. Senti, si dice che un pilota, dal momento in cui conquista qualcosa di importante, nel tuo caso il titolo italiano, sente la differenza dal punto di vista proprio di tutto, in tutto quello che fa, in tutto quello che vive. Tu dopo la vittoria del titolo ti senti in qualche modo un po' più completo? Ma no, a dirti onestamente... sento che ho dato tanto per ottenerlo, cioè mi sono impegnato veramente tanto perché il livello è alto, perché richiedeva una certa mole di lavoro e concentrazione per arrivare a ottenere quel risultato, per essere veloce e costante tutto l'anno in diverse circostanze. Però poi alla fine, vabbè, forse anche il tramusto mediatico e quant'altro per il finale di stagione, in realtà io ho vinto. Mi sono distaccato un po' da quello che erano le corse, mi sono stato con la famiglia, ho due bambini io, quindi ho cercato di godermi in realtà quello, un po' la famiglia, quello che ho tolto durante l'anno, e per poi pian piano riniziare a avere quella voglia di ritornare in sella. Quindi alla fine in realtà non mi sento diverso, mi sento che ho raggiunto comunque un obiettivo che mi ero prefissato a inizio stagione. Senti, hai attraversato un periodo di stop o non ti sei mai fermato? Allora, in realtà stop, cioè ti ho detto, mi sono, diciamo, distaccato, isolato da quello che era l'ambiente in corse, ma in realtà non mi sono mai fermato, ma io credo a conti fatti che non mi fermi da quando ho 14 anni, 15 anni. Cioè io sono uno che è molto quadrato, si allena anche il giorno di Natale, si allena anche il 31, si allena anche a Ferragosto, cioè per me non esiste sabato e domenica. Io in tutto quello che faccio cerco di mettermi in discussione, quindi quando vado ad analizzare a fine anno quanti giorni io mi sono allenato, in realtà ho tipo 30 giorni in 360, che poi sono magari giorni di viaggio se uno considera. Quindi no, non stacco mai. Ho bisogno di mantenermi, anche se mi alleno mezz'ora al giorno, un'ora, ma ho bisogno di farlo. Quanto sei cresciuto come pilota in questo 2023? Penso che uno cresca sempre, cioè nell'arco della vita in generale, quindi sicuramente mi ha fatto crescere più, non tanto come pilota, perché quello secondo me negli ultimi anni ho raggiunto una maturità, poi chiaro si impara sempre. Forse mi ha dimostrato ancora una volta nei momenti difficili chi veramente ti sta vicino e chi no, quello sì, quello non si smette mai di imparare. E quando hai acquisito questa consapevolezza che non si smette mai di imparare? Cioè magari, ecco, uno nella tua situazione potrebbe dire vabbè, ho vinto il campionato italiano, adesso sono a posto. No, in realtà secondo me quando tu vuoi ottenere un certo tipo di risultato, perché al di fuori tanti possono pensare beh sì, è solo un campionato italiano. Però il campionato italiano, per com'è in questi ultimi anni, ha un livello molto molto alto e quindi comporta sacrifici e rinunce per cercare di metterti in condizione di vincerlo. E quindi durante il percorso capisci chi
alla tempra per gestire e sopportare un determinato carico di pressione e mole di lavoro, e quindi già quello ti fa capire chi hai attorno, chi è disposto a sobbarcarsi questi carichi. E poi soprattutto, vabbè, poi quando vinci comunque capisci che effettivamente c'è chi poi non riesce a sopportarlo, a gestirlo, e chi invece sì, però dopo quello fa parte anche del gioco. Però insomma capisci, siccome poi nell'arco di una carriera in realtà è più le volte che sei in difficoltà vera che magari quando ti trovi a giocarti un campionato, magari ero meno abituato a capire questa cosa. Insomma, era dal 2015 che non ero al vertice vero, che mi giocavo un titolo all'epoca al mondiale Super Sport, che ho finito terzo, e quest'anno avevo il titolo italiano. Quando è che ti sei detto dentro di te, togliamo il punto di vista mediatico, ma dal punto di vista personale, quando è che ti sei detto, Lorenzo, si può fare? Allora, in parte sono partito molto convinto, però diciamo che ho capito, tipo, una piccola parte di me l'ha capito a metà stagione, e quella convinzione proprio reale il sabato, in gara sabato, quando io ho vinto sul campo, ho vinto battagliando, lì sabato dopo gara 1 io ho capito che avevo vinto il campionato. Ok, quindi fino a quel momento lì, cioè che cosa è cambiato con gara 1? È cambiato la prospettiva, è cambiata il modo in cui ho vinto la gara, come l'ho vinta, con la determinazione, con tutto il carico che arrivava da tutto l'anno. Quindi quella è stata secondo me la gara che, era la ciliegina sulla torta al sabato, ecco. Hai detto sei partito molto convinto, quindi ci hai creduto da subito. Sì, e penso che poi è dimostrazione del fatto che poi io sono arrivato la domenica che ero in testa al campionato, mi bastava fare il secondo, cioè era tutto dalla mia parte poi in realtà. Certo, e certo. Me la sono creata e costruita al sabato. Il campionato è finito tra non poche polemiche, no? E anche da un punto di vista, soprattutto da un punto di vista mediatico, sono state dette tante cose, però non ho capito ancora qual è il tuo punto di vista, come l'hai vissuta te? Ma da una parte sono poco social, quindi non l'ho vissuta neanche troppo male. Chiaro che mi veniva riportato, chiaro che sono stato sommerso da chiamate tutta la settimana, quindi comunque nel turbine ci sono entrato comunque. Però in realtà forse una volta non c'erano i social, non c'era tutto questo trantaram mediatico, uno la risolveva ai panni, se li lavava in privato, cosa che è stata difficile fare questa volta, perché non siamo stati messi nelle condizioni la domenica, e poi si è creato anche, secondo me, è stata sviata un po' la realtà dei fatti, come sono succeduti nel tempo la domenica. Però in realtà è molto semplice, io volevo vincere perché un pilota parte per vincere, io non volevo fare calcoli, quindi non volevo fare il secondo, anche se mi bastava, e per provare ad andare a vincere ho forzato il passaggio su del bianco, e frutto di un errore mio, che mi sono assunto le mie responsabilità, ho sbagliato e sono arrivato lungo, e ho provato a fare il possibile per evitare, anche perché siamo caduti veloci, sono caduto anche io veloce e ho rischiato di farmi male anche io, quindi c'è chi dice che ho fatto apposta, è pura follia, e ci sono anche la telemetria a dare voce alla mia manovra, chi di dovere, che doveva controllare, ha controllato, quindi io sono a posto con me stesso. Mi dispiace chiaramente perché mi chiede se ha fatto male, quindi non era la mia intenzione, e ovviamente siccome io potevo vincere il campionato facendo secondo, potevo tranquillamente correre di attesa, ma non è nella mia indole, volevo vincere, e vincere il campionato, vincere anche la gara. Vi siete parlati dopo l'incidente? No, ho provato, chiaramente, capisco, ho provato sia di persona la domenica dopo la gara, e anche se non è stato riportato, anzi è stato detto che io non l'ho cercato, ma non è così, e
Ho provato a sentirlo anche personalmente per telefono, per messaggio. Chiaramente non pretendo, capisco che lui era arrabbiato, sarei stato arrabbiato anch'io a parti invertite. E quindi ci chiariremo, credo, cioè chiariremo. In realtà penso che poi lui col tempo capisca che non è stato volontario, ma è stato un errore di foga mio, perché volevo vincere. E quindi se vorrà, il mio telefono ce l'ha, sa che io l'ho cercato. In primis, ripeto, mi dispiace che si sia fatto male, perché sono un pilota in primis, so cosa vuol dire, ci sono appena passato l'anno scorso da un infortunio. E quindi innanzitutto gli auguro di rimettersi e spero come prima, e basta, per quando vorrà fare due chiacchiere, tanto poi probabilmente ci troveremo sui campi di gara o ai test per Ducati, quell'altro, quindi avremo modo di parlare. Parlami del dopo, il primo pensiero che hai avuto quando ti sei rialzato è stato? Allora, innanzitutto ho detto, ho imprecato, perché ho detto, mi sono accorto di aver fatto una cazzata, ok? Con la coda dell'occhio ho visto che Michele era in piedi, nel vedere che era in piedi, che stava bene, mi sono girato e sono andato verso la moto per raccogliere e ripartire. Ho visto che lui stava facendo lo stesso, quindi il primo coso è, ok, stiamo bene, riprovo a partire, perché tutto può servire, anche un punto per vincere il titolo. Poi ho capito che era la moto mia era danneggiata e ho iniziato a imprecare contro me stesso, sono andato mestamente al box e la prima cosa che ho fatto poi è stata chiudermi nel camion, perché per me in quel momento avevo perso il titolo, perché ho visto Michele che era ripartito, io ero fermo, non siamo in tanti a correre, in realtà non ho neanche più guardato la classifica per quanti punti ho vinto il titolo, me lo sono venuti a dire dopo quando ero nel camion da solo dentro, chiuso, incazzato con me stesso. Per farti capire quanto mi dà fastidio averlo poi vinto così, in realtà, perché io volevo vincere, volevo certo. E basta, questa è stata la mia reazione. E fa male più che altro leggere, ma non tanto perché tanti criticano, perché non vai a 300 all'ora, allora non puoi essere giudicato. No, perché se uno non ha vissuto questa passione vera, fa fatica a comprendere alcuni meccanismi. Io non lo capisco. Quindi in realtà a volte mi soffermo, rido. Sui commenti dico, vabbè, è chiaro che poi ognuno la pensa come vuole, mi dà fastidio perché non si va oltre, si offende gratuitamente quando, cioè, io non capisco nulla di calcio, non mi sogno di offendere un calciatore perché fa una cazzata, certo. Dico, vabbè, tutti sbagliamo. Certo, no, anche perché deve essere di principio uno spettacolo, cioè io a Imola ero nel paddock e l'aria che si respirava era un clima di tensione, un clima comunque molto, molto diverso e forse surreale per un paddock comunque molto tranquillo come il CIV, però alla base c'era lo spettacolo, cioè c'era il gran finale Zanetti contro Pirro e fondamentalmente è quasi un peccato, no, che sia finita così tra le polemiche. No, chiaro, se tu eri presente l'avrei vissuta la tensione che c'era nel assolutamente alla sì. Fine, Michele Re da anni nel CIV, un pilota forte, è indiscutibile, team di livello, e io sono quella parte del popolo, no, diciamo, quella che arriva, vuole provare a vincerlo con dei mezzi magari minori, con difficoltà maggiori. Quindi si respirava nel paddock, tutti parlavano, tutti attendevano questo scontro, no? E quindi la tensione c'era da ambedue le parti e basta, quindi è andata così. Amen. Senti, parliamo di un altro argomento ciccioso, di un'altra cosa che ti volevo chiedere, perché dai, è importante, specialmente dopo quello che è successo negli ultimi tempi, cioè Broncos ha ufficializzato l'approdo sulla V4R rossa di Roberto Mercandelli. Ci sono fatte tantissime speculazioni, di te ancora non si sa niente. Ti chiedo, sarai con Broncos il prossimo anno? Questo prima che qualche giorno dopo aver registrato l'intervista si ufficializzasse il passaggio di Lorenzo all'IDM, lasciando quindi Broncos e il campionato italiano. Allora, tornando al discorso prima, con Luca io ho un buonissimo rapporto, innanzitutto di amicizia da anni, poi vabbè è sfociata anche in questa passione, partito il team insieme, abbiamo fatto
tanti anni praticamente, anche se alcuni anni magari ero impegnato in altri campionati, non ero dedicato al 100% al CIV, in realtà abbiamo sempre corso insieme negli ultimi 5 anni, da quando è nato il team. Quindi ero a conoscenza e al corrente di come sta evolvendo la squadra, quindi ero già al corrente che avrebbe preso Mercandelli, e noi stiamo lavorando sul discorso se e fare la seconda moto, se continuare insieme. La volontà in parte c'è da tutti e due, perché sappiamo tutti e due il valore che abbiamo l'uno per l'altro, e mi piacerebbe mettere l'uno sulla carena, e quindi stiamo definendo a giorni. Adesso poi non so quando andrà in onda questo nostro video podcast, però a breve dovrei definire, ecco, entro lunedì, quindi ancora 4-5 giorni e sapremo. E allora sicuramente sarà uscito dopo. Ok, quindi adesso stiamo definendo, perché poi siamo post Tecma, che mi è servito per capire un po' il supporto, il partner tecnico e quant'altro, e adesso prendo una decisione in questi giorni. Cosa ti aspetti dal tuo 2024? Cioè, ipotizziamo una nostra futura ipotetica chiacchierata tra un anno, no? Tra un anno che cosa ti aspetti di raccontarmi? Di proseguire il lavoro intrapreso, magari non quest'anno, gli altri anni, perché poi in realtà quest'anno è stato il risultato di un lavoro partito anni fa, e quindi continuare questa crescita, perché come ti dicevo prima, in realtà non si smette mai di imparare, di migliorarsi, quindi anche io stesso mi imparo a conoscere passo dopo passo, quindi spero di migliorare ancora. Step by step, ho capito. Senti, ti faccio l'ultima domanda, poi siamo arrivati alla fine. Ti chiedo, sempre ipotizzando in una tua permanenza nel CIV Superbike, oltre a Michele, che chiaramente no, se vai a togliere i due pilastri dell'anno prima, come fai a fare un'analisi sincera? No, non puoi. Quindi, ipotizzando oltre a te e Michele, chi potrebbe essere un altro, che non dico competitivo per il titolo, ma comunque che dici, cavolo, può dar fastidio? Beh, allora, secondo me dipenderà anche molto i movimenti. Adesso io mi sono un po' isolato, quindi al netto delle mie proposte che ho degli altri, mi sono interessato poco. Se dovesse rimanere tutto così, dato la base di partenza di quest'anno, secondo me sia ovviamente Michele, ma Del Bianco e Bernardi potrebbero essere i due che si inseriscono prepotentemente. Perché? Perché Ale è partito l'anno scorso con Yamaha un po' in difficoltà, ma da metà stagione ha svoltato ed è stato costantemente veloce. E Bernardi, perché anche lui con un anno in più sulla priglia, che magari conosce, perché quest'anno è stato in alcuni frangenti molto molto veloce, vincendo e stando davanti anche a me Michele, in altri magari ha sofferto un po' di più, magari per inesperienza, perché non conosceva bene magari la moto. Con un anno in più anche lui secondo me può essere veloce in tutti i frangenti, quindi secondo me potremmo essere in quattro papabili veramente ogni gara. E dopo comunque ci sono sempre Vitali, che è sempre molto veloce, Cavalieri, Russo se si trova bene magari con Yamaha, visto che dovrebbe passare Yamaha, insomma, dopo più magari altri piloti che arriveranno, perché quest'anno, parlo 2024, non ci sarà la concomitanza con l'Endurance, quindi magari ci saranno altri piloti che potranno fare sia uno che l'altro, quindi magari, perché no, qualche pilota forte dell'Endurance che possa fare anche il CIV, come Canepa, come magari Krumenacker di nuovo, come altri piloti. Lorenzo, io ti ringrazio per questa chiacchierata, questo video, siamo arrivati alla fine, mi sono divertito e speriamo di avere presto tue notizie, anche se appunto il video uscirà dopo le notizie certe, quindi voi saprete già tutto, e ti ringrazio, veramente. Grazie a te, molto gentile, a presto.